Ciao Ninetti, bentornati in un nuovo video sul canale. Oggi ordine creativo dalle bimbi. Non ho preso tantissime cose, ma voglio farvele vedere e sono tutte contenute in questa enormissima scatola aperta che ho preso sempre dalle bimbi. E oltre che nel cartone, tutte le cose sono chiuse qui dentro e sono super belle, ma in realtà è super bella anche questa scatola. Io me la immaginavo più piccola, non ho letto le dimensioni, devo essere sincera, però vabbè, sicuramente la userò per qualcosa. Secondo me qua dentro può nascere qualcosa. O nel caso contrario, non lo so, la appenderò, me la terrò come piccola cosa qui al muro, non lo so, ma dentro ci sono tutte le cosine. Quindi direi di iniziare subito, scusate queste macchiette di colore, io che purtroppo ci mettono un sacco di tempo per lavarsi via. Allora, ovviamente figuratevi se io mi ricordo tutto ciò che prendo, ma ho preso un po' di cosine che mi servono per nuove collezioni. Ho preso due mini ampolline che andrebbero chiuse un attimino meglio. Ok? Due micro ampolline di vetro. Se avete visto il video unboxing della Petite Box, vi avevo detto appunto che mi servivano. E niente, ne abbiamo due di queste col tappino in sughero. Sono troppo carine, peraltro. Non so manco io perché non le ho mai comprate prima. E quindi abbiamo di diverse invece. Le ho prese di diverso tipo perché sapete che sto lavorando anche su ampolline più piccole. Oltre che ad un'altra idea, mi servono proprio per altre cose. Allora, vi faccio vedere le altre due forme. Ho ripreso questa, che ho preso anche in un altro ordine, ma mi serviva anche di questa tipologia che è leggermente più piccola di quella. E poi ho preso questa che è bellissima anche. Anche questa è bellissima, mi piace tantissimo e secondo me anche questa per la mia idea si presterà benissimo. Voi non avete idea, ma fidatevi, cioè, spero proprio che vi piaceranno poi alla fine. E ovviamente insieme a queste ampolline vi arrivano anche i loro vari set che servono per chiudere ogni tipo di ampollina e creare anche il gancino, però in realtà forse a me non serviranno, ma quelle cose le utilizzo sempre per altro. Poi ho preso qualche panetto. Ho preso qualche panetto e allora per la prima volta ho preso, non so perché non l'avessi mai preso, il Cernit Metallic bianco per provarlo, visto che tanto il bianco in questo periodo, non so se ve ne siete accorti, ma è introvabile, cioè non si trova proprio più. Ho voluto provare diversi tipi di bianco e anche la Metallic comunque ha questo bianco che è tipo non metallizzato, ma lo chiamerei quasi perlato più che metallizzato, però è davvero lieve e devo dirvi che non mi dispiace, penso di provarlo e vi faccio sapere come mi ci trovo. Sempre per provare, perché appunto il bianco di altre marche tipo Premo o Fimo non c'è e devo aspettare che torni, ho preso il Cernit Glamour bianco, che invece è proprio perlato, e poi sempre della linea Metallic, questo non l'avevo mai preso, ho preso il giallo, che invece è molto molto interessante. È molto particolare in questa linea Metallic. E niente, anche questo non l'avevo mai provato e ne ho approfittato. E poi l'unico bianco che si trova adesso sulle bimbi, anzi erano gli unici due panetti disponibili, sono quelli bianco Scalpe 3. È un po' da vedere questa cosa perché la Scalpe 3 è sempre super fragile come pasta, quindi cercherò di capire se mescolarla a qualcos'altro, però ok. Poi ho preso finalmente un nuovo pan pastel, questa volta ho preso questo marroncino che è il Born Sienna numero 740.5, credo sia quello il numero, oppure questo qua sotto. Sapete che io i pan pastel li uso per dare tutti gli incarnati alle creazioni. Io ho sia il rosso, l'arancione e una specie di rosso scuro, ma però mi mancava il marrone che effettivamente serve per un sacco di cose anche nell'incarnato. E mi piace tantissimo, è un colore veramente super azzeccato, ho fatto sicuramente un'ottima scelta, poi ovviamente ve lo farò vedere quando lo uso nei vari incarnati delle mie creazioni, vi farò sapere come mi ci trovo e se ne vale la pena prendere anche questo, perché se non so se vi ricordate, ora vi faccio vedere, a parte il rosso che è super comodo per l'incarnato, cioè questo tutta la vita, ma poi ormai ce l'ho da anni e ti dura una vita, l'arancione anche è super comodo. Anche perché l'incarnato non li uso quasi mai insieme, però a volte c'è qualcuno che ha bisogno dell'incarnato più aranciato e quindi mi mischio un po'. E poi c'è questo che in realtà sembra un marrone scuro, però è un color terracotta, forse, come possiamo chiamarlo? Permanent red, vabbè, comunque sia un rosso terriccio ed è comunque tendente al rosso ed è molto molto scuro, mentre mi mancava proprio la via di mezzo del marroncino, che secondo me sarà molto 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 bello. E poi la cosa figa dei pan pastel è che si impilano tutti e non vi occupano troppo spazio, quindi mi serviva un nuovo colore. Ne volevo prendere anche un altro, ma
Però adesso va bene quello. Ah, poi ho preso una cosa che dobbiamo provare assolutamente. Tra le novità del sito, è uscito il Viva Decor effetto ghiaccio. E da quello che le bimbi ha fatto vedere come test sul sito, come foto, sembra fighissimo. E io non vedo l'ora di provarlo. Sapete che ho tantissimi effetti neve e ghiaccio. Però è vero anche che bisogna testare nuovi materiali per scoprire qual è migliore. E che bello, guardate. Beh, dai, devo dire che già mi piace, così granuloso. Secondo me questo sarà un bell'effetto. Non mi dispiace per niente. Da provare. Lo proverò e vi farò sapere come mi ci trovo. Secondo me questo crea un bell'effetto. Sì. Mi ispirano un poco, quindi volevo provare anche questo e ovviamente vi farò sapere com'è. Ok, beh, poi vi faccio sapere se secondo me ne vale la pena. Poi in questa busta sono contenute tantissime altre cose super carine che ora vi faccio vedere, partendo dalle cose sicuramente un pochino meno interessanti, che sono le catenine, che però mi servivano assolutamente prima del restock. Queste sono quelle già pronte, super comode per tutta la vita proprio, cioè tipo non voglio mai più montare catenine, e queste ovviamente le adoro. Poi, sono tutte insieme, ok, io ho preso un po' di questi ciondolini vari, tra quelli rotondi che mi piacciono tanto e anche altre forme. Ve li faccio vedere. Allora, sempre per collezioni sparse che arriveranno, allora ho preso altri di questi rotondi che erano peraltro super in sconto. Poi ho preso le lune, oddio, ora che ce li ho non vedo l'ora di usarle, che bello, sono troppo carine. E poi ho preso i cuoricini, anche questi super belli. Sì, anche questi meritano, non vedo l'ora di usare tutto. E poi l'altra forma che ho preso sono le ali di farfalla, e anche queste non vedo l'ora di usarle. E niente, poi vabbè, quando nascerà questa parte di questa collezione, queste servono per altro, però queste servono più o meno per una cosa che è, non lo so, una collezione a sé stante. Ah, e poi ho preso altri, che sono invece ovali così e sono super carini. Mi piacciono tantissimo, non vedo l'ora di usarli. Ecco qua, c'è un altro a luna, qua un altro a farfalla e un altro così. Quindi ho preso un po' di questi bezel cavi che mi serviranno appunto, vi farò scoprire nei prossimi giorni e magari riuscirò a creare qualcosa con queste. Spero tantissimo di riuscire a creare qualcosa almeno con queste per il restock del 19. Comunque vi farò sapere, non vedo l'ora di metterci mani. Poi ho preso di nuovo, lo sapete, tutti quanti mi avete detto Nino, no, ricomprale. Ho ripreso due basi di quelle d'orologio su cui ci avevo fatto delle fatine. Mi sono piaciute tantissimo, vi è piaciuto che abbia riutilizzato queste, quindi ne ho presi altre due che possono sempre andare bene, si prestano benissimo in un sacco di collezioni. E niente, quindi loro le adoro tantissimo, le ho volute subito riprendere. Ultime due cosine, ho preso questa confezione da due chiavi, queste sono super carine e le ho prese per modificarle vicino a qualche base per fare qualche effetto boscoso in cui ci sia anche una chiave incastonata. Quindi l'idea era un po' quella di poi modificarla completamente. E siccome non ho mai chiavi di questa dimensione, di questa tipologia, ho detto beh, prendiamone due. Tanto queste cose, peraltro, dalle bimbi ve le straconsiglio perché sono cosine piccoline, peraltro costano pochissimo. Quindi quando poi magari avete un'idea, avete sempre un po' di materiale vario da parte. E le adoro, sono super belle, adoro questa parte qua della chiave e penso che modificate con effetti boscosi su qualche base, come se si fossero proprio boschizzate, penso che potrebbero essere super carine, mi piace tantissimo l'idea, quindi ho preso due chiavi super semplici e poi sempre per una collezione che nascerà, che spero nascerà abbastanza presto, anche se penso che in generale nascerà post restock. E mi servivano appunto un po' di ingranaggi perché la nuova collezione a cui lavorerò avrà diciamo avrà anche un lieve stile steampunk, ma non troppo, sarà un misto tra il bosco e lo steampunk e i terrari, capirete? Non vedo già l'ora di farvi vedere l'idea, vi dico solo che queste cose andranno insieme sulla collezione. Quindi, insomma, non vi spoilerò troppo perché spero che, insomma, che poi l'idea vi piaccia, però sappiate che ci lavorerò dopo il prossimo restock, dopo il restock del 19. E sono troppo carine, questo è tutto un set unico, straconsigliati dalle bimbi questi set di ingranaggi perché vi arrivano insieme tante cose carine, tra cui anche questo, che reputo essere super carino.
E niente, penso che sia davvero super bello come piccolo set. Bene, Ninetti, questo è stato tutto il mio ordinuzzo creativo dalle bimbi. Sicuramente il materiale di cui sono più contenta di tutto l'ordine sono questi. E nonostante siano molto una cosa piccolina, però fidatevi, l'idea che ho ce l'ho da così tanto tempo che non vedo l'ora di lavorarci. E infatti penso che secondo me oggi inizio già a lavorare a qualcosa. E quindi sono super contenta finalmente di averli. E niente, quindi non vedo l'ora di creare tante nuove cosine, non vedo l'ora di provare questo, vi farò sapere com'è. Ovviamente questa scatola, che peraltro è davvero bella, che la stavamo un po' snobbando, però ho comprato anche lei, è gigantesca, io non lo so, no. La mia idea, io pensavo fosse piccola, perché così ci avrei fatto tipo un diorama all'interno che si vede da fuori, che si apre, però a quanto pare no, almeno che non voglio creare un mega diorama boscoso qua dentro, potrebbe essere un'idea, magari prima o poi lo farò. È un'idea comunque davvero carina. Quindi fatemi sapere quali sono i materiali che vi piacciono di più, se qualcosa vi è interessato. Spero che questo piccolo spacchettamento vi sia piaciuto. Noi ci vediamo nei prossimi video, nei prossimi giorni. Ciao!